quando vedono che ci sono praticamente pochi rubinetti dell'acqua, quasi nessun interruttore della luce, ci riflettono su questo i suoi ragazzi? Beh, certamente, gli studenti che hanno avuto la fortuna di vedere pochi rubinetti e pochi interruttori della luce riflettono sul nostro modo occidentale di vivere. E devo dire la verità, un buon 90% di quelli che poi tornano a casa diventano proprio dei messaggeri di un cambiamento di stile di vita, perché si rendono conto che è impensabile sviluppare una società con i modelli e con i ritmi che abbiamo noi imposto all'Occidente e che poi ovviamente sono frutto di sopraffazioni in altre realtà del mondo. Quindi acquisiscono una coscienza sociale, ambientale, culturale, politica, secondo me molto importante. E questo lo si è visto anche nello scambio interculturale dello scorso anno, in cui quando i nostri studenti sono andati lì nelle baraccopoli, ovviamente hanno avuto un impatto durissimo e molti sono stati proprio male fisicamente, ma non per qualche batterio germe, ma perché insomma, era veramente una botta proprio dura dura. E però i loro coetanei africani, di kenioti, li hanno veramente guidati per mano, e questo loro lo hanno dichiarato esplicitamente. Hanno detto: io mi sentivo proprio perso, e loro mi hanno dato la mano e hanno detto: vieni, vieni, ti accompagniamo noi, ti portiamo noi. Quindi non soltanto l'aspetto, come dire, no, importantissimo, quello della crescita di consapevolezza, ma anche sul piano affettivo, la capacità di intessere rapporti con questi loro coetanei. Allora, senz'altro, se penso a che cosa debba essere fatto per gli altri, penso alla mia scelta, dopo aver fatto altre esperienze anche di lavoro, di andare a insegnare a scuola. Cioè, mi sono reso conto che potevo dare. E ovviamente inizialmente non pensavo di dare in quest'ambito, in questa situazione, in questo contesto, era altro, ma successivamente il dare si modifica e quindi arriva pure al momento in cui hai esaurito alcune spinte, chiamiamole professionali, no? In cui sei già abbastanza soddisfatto di quel che hai fatto, però sei insoddisfatto di quello che ancora devi fare. Ti accorgi e ti si apre, come ho detto, un po' casualmente questa possibilità e provi a sperimentarla. Con i ragazzi a scuola è bellissimo provare a fare le cose. Non è detto che abbiano sempre successo, però sicuramente il provare, il mettersi in gioco è la cosa fondamentale per la mia professione. E una volta conosciuta l'opportunità dell'Africa, e quindi, come dicevo, da Roma e poi lì, a Nairobi e poi in Ruanda e poi in Malawi, di nuovo a Nairobi. Beh, devo dire che è chiaro che questo l'impatto forte dell'Africa su di me, sulla mia famiglia, su tutta la mia vita e poi quindi anche nella mia professione è stato straordinario, perché ha cambiato proprio, come dire, le Ma il suo figlio coordinate. la segue? Sua moglie anche? Allora, mia moglie da quest'anno è anche lei una volontaria di Africa Sì, quindi è venuta con me con Africa Sì, quest'estate. Siamo stati lì da Padre Antonini nella New People Media Center e quindi adesso è attivissima con me. Mio figlio, come spero e credo sia sempre giusto, perché non si debbano ripercorrere necessariamente le orme del padre, Certo. è il momento in cui assorbe, sta apprendendo, so però e lo vedo, lo capisco da alcuni atteggiamenti, da alcuni suoi modi di fare e comportamenti con i suoi amici, che ovviamente è sensibile al tema. Ma giustamente dico io, non deve fare le orme del Certo. padre o della madre, deve scegliere la sua Fare, strada, giusto. partendo però cioè i semi sono i nostri e il momento del raccolto deve essere però il suo.